Ciao, oggi sono a Calcutta, città meravigliosa e almeno in questo periodo dell'anno umidissima. Ogni passo è una nuotata. La città di Calcutta è famosa per essere stata la capitale dell'India sotto il dominio della Compagnia delle Indie Orientali dal 1773 al 1911, anno in cui la capitale si spostò a Delhi, ma è ovviamente importantissima anche come centro culturale e spirituale del paese. Qui a Calcutta, ad esempio, è nato Swami Vivekananda, il primo maestro spirituale che ha portato la tradizione Vedanta in Occidente e che ha fondato la Ramakrishna Foundation, diffusa in tutto il mondo. E oltre a questo c'è anche l'Università di Calcutta, che è una delle istituzioni più importanti del paese, all'interno della quale si è formato un altro importantissimo guru, Paramahansa Yogananda. Ma l'elemento primario che muove Calcutta, che la anima, è ovviamente Kali, e Calcutta è la sua città. Kali nasce nei tempi molto antichi come divinità che regola il tempo, divinità collegata con la morte e dalla natura feroce, ma si evolve poi attraverso la tradizione tantrica in una particolare personificazione dell'energia che tutto pervade, energia eterna ed imperitura come il tempo. Per la tradizione delle origini, Kali è una delle 10 Mahavidya, letteralmente le grandi saggezze, ovvero le manifestazioni femminili di Shiva. È necessario evidenziare innanzitutto come Kali non sia una singola divinità, bensì un aspetto della Mahadevi, la grande dea madre della tradizione induista, che raccoglie in sé molteplici forme. Nella tradizione del Sanatana Dharma, infatti, il lato femminile e quello maschile del sacro vengono visti come complementari e inscindibili l'uno dall'altro. Ma il nome di Kali è anche associato all'era che tutta l'umanità sta attraversando, l'epoca del Kali Yuga, ovvero l'era dell'ipocrisia e della discordia, un'epoca segnata da conflitti, guerre e da una diffusa ignoranza spirituale. Nella tradizione indù, gli yuga sono le quattro ere che compongono ciclicamente l'evoluzione del pianeta. Quindi si comincia dal Satya Yuga, l'età dell'oro, si passa per il Treta Yuga, che è l'età dell'argento, poi per il Dvapara Yuga, che è l'età del bronzo, e si arriva al Kali Yuga, l'epoca che stiamo vivendo adesso e che è cominciata tradizionalmente con la morte di Krishna circa 5.000 anni fa. La domanda che sorge spontanea è: quanto durerà il Kali Yuga? Per quanto tempo ci staremo dentro? Per quanto tempo l'umanità attraverserà questa era? Beh, questo ce lo racconta Enrico. Nell'induismo, soprattutto nei Purana, testi religiosi successivi ai Veda, l'evoluzione della storia umana è scandita in quattro yuga o ere. Il Satya Yuga, l'età dell'oro, il Tetra Yuga, l'età dell'argento, lo Dvapara Yuga, l'età del bronzo e infine il Kali Yuga, l'età del ferro. Secondo l'interpretazione della maggior parte delle scritture sacre induiste,
tra cui Veda, il Kali Yuga è l'ultimo dei quattro Yuga e sarebbe un'epoca oscura, caratterizzata da numerosi conflitti e da una diffusa ignoranza spirituale, che indurrebbe gli uomini a credere solo negli aspetti più superficiali e materiali della realtà e della vita. Il Kali Yuga sarebbe iniziato con la morte fisica di Krishna, avvenuto secondo la tradizione, e il Surya Siddhanta, il trattato astronomico che costituisce la base del calendario induista, alla mezzanotte del 18 febbraio del 3102 a.C. e il Kali Yuga sarebbe durato ben 432.000 anni, concludendosi nel 428.899 d.C. Kalki, decimo e ultimo avatar di Vishnu, apparirà alla fine di quest'epoca a cavallo di un destriero bianco e con una spada fiammeggiante con cui dissiperà la malvagità. I richiami all'Apocalisse di San Giovanni sono molto stringenti. Alla fine di questo lunghissimo ciclo cosmico, tutto rinizierà da capo con un nuovo Satya Yuga e un nuovo ciclo che vedrà quattro lunghissime nuove ere. L'inizio del Kali Yuga ha corrisposto anche con il termine della guerra descritta nel poema epico del Mahabharata e che avrebbe dato inizio ad un lento processo di degrado che portò la società sacrale dell'antica India a deteriorarsi sotto l'influsso di una visione sempre più materiale e mondana. In Europa, quello stesso periodo definito tardo neolitico, descritto con dovizia di particolari dalla studiosa ed archeologa Maria Jean Butas, si concluse con l'affermarsi del potere maschile, esercitato per buona parte delle volte con la violenza e la perdita della libertà delle donne del periodo matriarcale precedente. Il Kali Yuga è quindi un'epoca estremamente lunga e contraddistinta da conflitti e scontri di ogni genere. Le qualità positive delle persone, come l'onestà, la carità, la benevolenza, la virtù, l'interesse per tematiche e pratiche mirate all'elevazione spirituale, sono o sarebbero state progressivamente sostituite da comportamenti scorretti e atteggiamenti negativi come la manipolazione, la menzogna, l'indifferenza, la crudeltà, l'ipocrisia, la sete di potere e un crescente interesse verso tutto ciò che è esclusivamente materiale. Questo ci dicono appunto i testi sacri. Sembra proprio di leggere una descrizione del mondo moderno. In 5.000 anni di storia umana, quindi partendo proprio dal 3.000 a.C. circa, sono state documentate non meno di 5.000 guerre. Per quanto la fine del Kali Yuga, secondo il calendario ciclico indiano, sia ancora molto lontana a venire, indubbiamente però la presa di coscienza umana, intesa come un risveglio al sacro e all'immanente, al rispetto della natura e degli esseri viventi, potranno solo aiutare oggi, come anche domani, a salvaguardare il nostro pianeta e a vivere cercando di creare una umanità migliore e più vicina a quei sentimenti e doveri che tante religioni ci hanno insegnato nei millenni precedenti e che l'induismo attribuisce alla sua età dell'oro precedente a quella attuale. Bali Mansa, Nada, Dushita, Jerga.